È arrivato, ragazzi, è arrivato il momento di dare i numeri, di dare una valutazione generale a quello che è stato il calciomercato della Juventus. Pagellone, mercato estivo 2022-2023. Ma prima di fare questa cosa, io vi invito a scaricare l'applicazione numero 10. Il link per scaricarlo è qui sotto nella descrizione di questo video. Fatelo assolutamente perché tanti miei contenuti, come avete visto, escono costantemente sull'applicazione. Adesso che inizia poi un nuovo mese, ci sarà un po' spartita, ci sarà un video a parte, ci saranno degli articoli, quindi scaricatevela per trovare tanti contenuti inerenti alla mia persona, alla mia figura. E allora, ragazzi, io direi di iniziare subito perché ho creato tante slide, come al solito. Sapete che mi piace essere preciso, ordinato, ci metteremo un po' più del tempo del solito, lo so. Capita, purtroppo sono prolisso e quindi andiamo subito ad analizzare il mercato estivo della Juventus. Vediamo che cosa è successo. Pagellone, dai, mettiamo i voti, facciamo i professori. Professori di sto, vediamo, dai. Allora, è importante da capire prima di vedere il video, ci sono alcune linee guida da seguire. Sto registrando prima di Juventus Spezia. Io non l'ho ancora vista, voi nemmeno, ma quando vedrete il video l'avremo già vista tutte e due. Perché? Per un motivo, io domani mattina ho un treno da prendere a direzione Roma, dove insieme a Lello e a Chino ci troveremo per fare il fantacalcio youtuber di Seekwolf. E quindi questo video potevo farlo o in giro, senza slide, parlato, magari registrato col telefono, qualità inferiore, oppure farlo prima, ipotizzare alcune mosse di mercato e poi ragionare su alcune cose che potrebbero accadere, come non accadere. Ma sappiamo tutti le ultimissime ore di mercato che cosa può succedere, quindi sto registrando prima, per forza di cose ho dovuto fare questa cosa qui. Mi sto focalizzando soltanto sulla lista Champions, quindi vedrete poi che cosa succederà perché faremo dei parallelismi tra la lista Champions dell'anno scorso e quella di quest'anno. Non prenderò quindi in considerazione le operazioni minori, voglio concentrarmi soltanto su quella che è la lista Champions dell'anno scorso e la lista Champions che verrà presentata quest'anno, perché è quella la ciccia grossa, i giocatori che poi scendono in campo, non quelli che vivi in giro, che potresti usare, non usare, no, quelli che userai. Quelli che hai usato e quelli che userai, quelli che erano in giro, su cui credevi o non credevi, non ci interessa. Per il momento li lasciamo fuori dalla discussione. Cito comunque alcune operazioni in uscita di rilievo, perché comunque sono state molto onerose, come Demiral, 20 milioni più 2, Mandragora, 8 milioni più 1, Dragusin che ha portato Cambiaso. Poi ci sono altre operazioni ancora minori, come Israel, Beruatto, Castano, Svrioni, tanti giocatori che sono partiti. Qualcosina ti hanno dato, ma non fanno parte delle trattative succose principali relative alla prima squadra che poi hanno portato alla conclusione di determinati affari. Sono state magari importanti a livello economico perché la Juventus doveva assimilare questi soldi, doveva recuperare questi soldi per poi reinvestire sul mercato, ma non stiamo parlando del mercato vero e proprio. Questa è soltanto la valutazione, quello che poi è effettivamente stato fatto per migliorare la prima squadra. E quindi confrontiamo la lista Champions dell'anno scorso con quella di quest'anno. Salta subito all'occhio che siamo di più. Abbiamo una rosa più lunga per un motivo. In lista Champions quest'anno abbiamo potuto iscrivere due giocatori in più, Miretti e Fagioli, poi io ribadisco, sto registrando prima di Juventus Spezia, quindi magari Fagioli poi sarà andato in prestito. Eventualmente ci sarà soltanto un giocatore in più, che sarà Fabio Miretti, più la lista B che saranno Sulè, Ake, chi ne, più ne ha più ne metta. Non ci sarà Caio, sappiamo che le prese con il recupero dall'infortunio, però idealmente con Miretti e Fagioli siamo due giocatori in più in lista Champions rispetto all'anno scorso perché andiamo a occupare tutte e quattro le caselle del CTP e questa è una buona notizia perché la Juventus avrebbe dei giocatori in più gratis che potrebbe schierare poi in UEFA Champions League. Altra cosa che salta all'occhio, abbiamo meno difensori perché abbiamo un terzino in meno e abbiamo, se vogliamo, più centrocampisti, poi il terzino in meno c'è anche Cuadrado da contare nel discorso, se proprio vogliamo, però abbiamo un terzino in meno e un centrocampista in più, senza considerare i CTP, quindi Pellegrini fuori, Pogba dentro, se proprio vogliamo fare il parallelismo perfetto. Quindi questa è la lista Champions, ci sono le annate dei calciatori per un motivo, adesso andremo a fare un confronto proprio a livello di data di nascita, che vedrete successivamente, e poi anche uno economico. Precisazione, qualcuno potrebbe dire, secondo me non inserirà Chiesa, secondo me non inserirà Pogba, ma non ha senso, e vi spiego il perché. Oltre ad Arthur, che ancora non so se uscirà oppure no, ma questo non ci interessa per il momento, non hai altri giocatori da inserire, a meno che non arrivi qualcuno sul mercato. Ora, voi vedrete questo video a mercato già concluso,
io faccio la mia scommessa alle 15.51 del 31 agosto 2022, oltre Paredes non arriverà più nessun altro alla Juventus. Quindi immagino che non ci sarà nessun inserimento al posto di Pogba o Chiesa, che comunque potrebbero rientrare prima di fine girone e quindi potrebbero essere utilizzati in Champions. E non ha senso non inserirli, perché a gennaio puoi fare solamente 3 cambi alla lista, e infatti Chiesa, che l'anno scorso si era rotto il crociato, in lista Champions è rimasto, perché per forza di cose devi lasciarlo. Sule e Vari invece verranno inseriti tra CTP e lista B. Abbiamo già visto che i CTP sono già stati inseriti, la lista B verrà compilata di volta in volta, non è necessario compilarla subito. Ok, differenze anagrafiche. È uscito Chiellini, classe 84, è entrato Gatti, classe 98, è uscito De Ligt, classe 99, è entrato Bremer, classe 97, è uscito Pellegrini, classe 99, è entrato Pogba, classe 93. Non è ovviamente un parallelismo perfetto questo, ma non ci interessa. È uscito Arthur, o sarà fuori rosa Arthur, classe 96, è entrato Paredes, classe 94, Bernardeschi out 94, Kostic in 92, Dybala out 93, Di Maria in 88, Morata out 92, Milik in 94. Se facciamo la media delle date di nascita, delle annate dei giocatori usciti, è 1993,86, quindi quasi 1994. Se facciamo la media dei giocatori che sono entrati, 1993,71, quindi praticamente sempre quasi 1994. Cosa significa? Che i giocatori che sono usciti e quelli che sono entrati all'interno della lista Champions della Juventus, praticamente la stessa media di età, che vuol dire tutto e niente. Ricordiamoci comunque che un altro anno è passato, quindi i calciatori sono invecchiati di un'ulteriore stagione, quindi quel 1993 non avrà il valore di questo 1993 o 94-94. Ricordiamoci che Arthur comunque è un giocatore che o esce o rimane della Juventus in prestito o rimane fuori rosa, non ci interessa. Ricordiamoci però che anche Miretti e Fagioli sono entrati all'interno della lista Champions, poi per Fagioli c'è sempre quel discorso, e sono comunque giocatori giovani che vanno considerati all'interno della rosa, e quindi probabilmente, se proprio vogliamo, l'età media della rosa potrebbe essere addirittura diminuita. Stiamo comunque ragionando su una squadra che ha mantenuto il grado di esperienza a livello anagrafico che aveva alla fine dell'anno scorso. Non stiamo parlando di una rosa che è invecchiata clamorosamente, non stiamo parlando di una rosa che è svecchiata clamorosamente. Se proprio vogliamo, è uscito un 84 Chiellini, è entrato un 88 Di Maria, è uscito un 99 De Ligt, è entrato un 97 Bremer, ragazzi, quindi 93 Dybala, 92 Kostic, 92 Morata, 92 Kostic, Pogba 93 con Dybala. Quindi, come potete vedere, bene o male siamo lì, cioè per ogni calciatore di esperienza che è uscito ne è entrato un altro, le date di nascita sono lì. Non siamo una squadra così tanto più vecchia come si vuol far credere, non siamo una squadra così tanto più giovane come si vuol far credere, siamo precisamente lì. Poi possiamo parlare di Miretti, di Fagioli, bla bla bla, ma siamo lì. Per quelli che sono entrati proprio e usciti, siamo lì. Differenze stipendi, sempre lista Champions. Allora, il rosso chi usufruisce del decreto crescita? Su Gatti ho inventato, e Rams e Arthur sono discorsi a parte delicati. Perché su Gatti ho inventato? Perché non è facile reperire queste informazioni sul web, per una marea di motivazioni legate magari anche alla privacy. La colonna dei giocatori out l'ho completamente rubata a DAZN, che l'aveva pubblicata l'anno scorso, con gli stipendi netti. Io sul lordo ho fatto per 1.3 chi usufruisce del decreto crescita, per 1.8 chi non usufruisce del decreto crescita. Questi sono i moltiplicatori per cercare di mantenere bene o male una certa coerenza. Non sarà precisa questa tabella, non lo può essere, perché non ho i dati ufficiali a disposizione, non vuole essere un bilancio della Juventus, quello uscirà, poi lo leggeremo e vedremo quanto mi sarò avvicinato a questa cosa. Non sappiamo, non ne abbiamo idea, perché non abbiamo conferme sotto questo punto di vista. Me l'avete già scritto anche su Twitter, ma ragazzi, ripeto, è un argomento abbastanza delicato questo, per dire, lo stesso Arthur non sembra prendere 5 milioni. Lo stesso De Ligt poteva avere uno stipendio magari in crescita anno dopo anno. Sono cose che non sappiamo. Dobbiamo attenerci a quel poco che si trova su internet e che magari riteniamo affidabile. Se facciamo la media degli stipendi usciti, netti abbiamo 4,83. Quelli in ingresso sono 4,86. I lordi usciti sono 7,41. I lordi entrati sono 7,46. Il che significa che, come la Juventus ha mantenuto la stessa linea di vecchiaia tra entrate e uscite, ha mantenuto lo stesso monte ingaggi tra entrate e uscite. Non ci siamo appesantiti,
ma nemmeno alleggeriti, perché io mi ricordo quando è stato ceduto Leeds, si diceva, però adesso che De Ligt, sì, ma Bremer ne prende 5 senza reddito crescita, quindi praticamente tutto quello che ti alleggerisci di De Ligt lo riprende Bremer, che poi avrà un ammortamento diverso del cartellino, perché anche di questo poi bisognerà ragionare. Però per quanto riguarda il monte ingaggi non siamo particolarmente lontani, perché poi Arthur l'ho rimesso negli in, perché Arthur magari è uscito, magari no, ribadisco, sto guardando, facendo prima di vedere Juventus-Spezia, ma anche in caso di uscita di Arthur la Juventus dovrà pagare l'ingaggio, il cartellino, alla squadra che deciderà di prendere solo in prestito, no? E quindi bene o male la Juventus lo stipendio di Arthur non lo perderà. È anche vero che Ramsey non era nell'ultima lista Champions della Juventus, ma guadagnava 7 milioni di euro, con decreto crescita sono 9.1, quindi è una trattativa che non puoi mantenere in considerazione nel bilancio se poi prendiamo in considerazione Arthur. Quindi bene o male, ragazzi, poi magari si sbaglierà di 4-5 milioni da una parte o dall'altra, non lo so, sarà il bilancio della Juventus a confermarci questa cosa, però a quanto pare è così. Gatti è l'unico giocatore del quale non ho trovato nessun tipo di informazione in generale. Io ho messo 1.5, immagino che possa essere uno stipendio adeguato, simile a quello di Luca Pellegrini dell'anno scorso. Vediamo se poi ci avrò beccato. Anzi, secondo voi quanto prende Gatti la Juve, dato che su internet questa risposta non c'è, fatemelo sapere. Cartellini. Il rosso sono i bonus e i riscatti, ok? Ovviamente per Paredes non sono ancora cifre ufficiali, quando poi uscirà il comunicato ufficiale lo leggeremo insieme. Sembra che possa essere qualcosa di questo tipo, quindi una ventina di milioni di euro, forse qualcosina di più, tra prestito e diritto o obbligo di riscatto, a seconda di quello che sarà. Sembra obbligo a determinate condizioni, poi vedremo. Gatti a costo zero perché non appartiene a questa sessione, l'avevamo già pagato nella sessione invernale, avevamo già parlato, faceva parte di un mercato che avevamo già valutato a gennaio. E mancano gli oneri accessori, perché anche qua qualcuno è stato rivelato come quello di Pogba, di Di Maria, tipo quello di Kostic, non lo sappiamo, non... quindi per semplificare il tutto ho messo soltanto le cifre dei comunicati ufficiali della Juventus, quindi queste sono cifre che ci ha rivelato la Juventus, tranne quelle di Paredes che ancora non le so, per ovvie ragioni. La Juventus praticamente ha ceduto De Ligt, 67 milioni più 10 di bonus, quindi 77 milioni in tutto, e ha comprato Bremer a 41 più 8, Paredes a una ventina a quanto pare con riscatto, Kostic con i bonus siamo sui 15-16 e Milik con riscatto siamo sulla decina. Quindi se mettiamo tutti insieme con bonus e riscatti siamo a 95.5. È un mercato quasi a costo zero, come possiamo vedere, perché poi, ribadisco, c'è Mandragora, c'è Demiral, ci sono tutti i ragazzini, c'è lo scambio di Dragusin con Cabias, quindi non è, ovviamente, ci tengo sempre a ribadirlo, non è un bilancio, non sarò mai preciso, anche perché uno non ne ho la competenza, due non ho i dati, quindi diventa anche più difficile. È soltanto per avere un riferimento dei giocatori che l'anno scorso hanno giocato per la Juve e di quelli che quest'anno giocheranno per la Juve, per capire se c'è una differenza vera e propria sulla squadra l'anno scorso. E quindi andiamo avanti, perché a questo punto arriviamo alle differenze sportive. Ora, è meglio il Gatti di quest'anno o il Chiellini dell'anno scorso? Ragazzi, questa è una domanda impossibile da rispondere, perché Gatti io ancora non l'ho visto, stasera dovrebbe giocare, no? Con lo Spezia, avrete già visto le pagelle, la mia valutazione, tutto quello che ne compete. Però Chiellini dell'ultimo anno, come lo leggi? È un giocatore che era arrivato palesemente alla fine del suo ciclo per una squadra importante come la Juve, quindi per forza di cose mi verrebbe da dire che è meglio Gatti, però è ovvio che è assurdo parlare di Gatti meglio di Chiellini, stiamo parlando di un classe 98 contro un classe 84, quindi per forza di cose un giocatore che ha finito il suo ciclo, che viene sostituito da un giocatore più giovane, molto più giovane, per forza di cose l'ago della bilancia deve pendere verso Gatti, ma tuttora è un'incognita, non abbiamo idea di quello che sarà, quindi vediamo un attimo. Bremer o De Ligt? Vabbè, qua chi ha seguito i miei video relativi alle due trattative sa già la risposta. Per me De Ligt è di una pasta differente rispetto a Bremer, che comunque nelle prime tre partite di campionato mi è piaciuto, un po' più, un po' meno, un po' più, un po' meno, però credo che sulla carta De Ligt sia un profilo di livello differente al momento. Poi mi auguro che Bremer possa superare De Ligt, però credo che nel generale De Ligt sia più forte, e non venitemi a dire per favore ma Bremer l'anno scorso era il migliore difensore del campionato italiano. Sì, ma non è questo il punto, non è questo il riferimento. Contentissimo dell'arrivo di Bremer, ma secondo me con De Ligt abbiamo perso qualcosina.
qua c'è da fare una valutazione strana perché non c'è l'incastro perfetto, quindi sono usciti Bernardeschi e Pellegrini, è entrato Kostic lì sulla sinistra, e sulla sinistra abbiamo sempre quel problema lì, ragazzi, sempre meno giocatori anche sulla sinistra, quindi vediamo che cosa succede un attimino. Però secondo me Kostic è un giocatore più forte di Bernardeschi. Pellegrini l'anno scorso non mi ha entusiasmato, ma nemmeno mi ha fatto schifo. Credo che sia stata una buona stagione per essere stata la prima stagione di Pellegrini in Serie A, e anzi avrei preferito vedere Alessandro nelle partenze piuttosto che Pellegrini. Però credo che con Kostic qualcosina in più a livello qualitativo si possa acquisire su quella fascia lì, sicuramente rispetto a Bernardeschi, che negli ultimi anni veramente non ha mantenuto le aspettative. Secondo me non si merita il 7 più che si è dato di valutazione a DAZN, quindi vediamo un attimo. Secondo me Kostic è un bel giocatore che in tanti hanno già battezzato, etichettato, no? Un bidone, un brocco, ma aspettiamo un attimo ragazzi prima di andare a valutazione. Ha giocato una, due partite e un po', quindi un attimino. Arthur o Paredes? Allora, per quanto non sia un estimatore di Paredes, credo che farà una stagione migliore rispetto a quella che ha fatto Arthur l'anno scorso, anche perché a quanto pare Paredes è stata una richiesta esplicita di Allegri in un reparto in cui avevamo già abbondanza e siamo dovuti andare in prestito Rovella per cercare di liberare questo slot in lista Champions, come abbiamo visto qualche giorno fa. Quindi sulla carta mi viene da dire che con Paredes ci guadagni, e non poco, mi viene da dire. Poi vedremo il campo che cosa dice. Sulla carta mi viene da dire che l'ago della bilancia pende verso Paredes. Dybala o Di Maria? Allora, sapete tutti quanto bene voglio Dybala, lo sapete, ne abbiamo già parlato mille volte, ma Di Maria è un'altra roba, ragazzi. Di Maria è un giocatore diverso, poi purtroppo 1,93, 1,88, c'è una differenza di 15 anni, e quindi per forza di cose poi anche l'età si fa sentire. Però ragazzi, no, 15 anni non è più. Però Di Maria, ragazzi, è un giocatore superiore. Dai, un giocatore superiore, c'è poco da fare. E quindi niente, dai, Di Maria, perché ho detto 15 anni? Vabbè, lasciamo stare i 15 anni. Di Maria credo che sia assolutamente più forte. Concentriamoci sulle differenze sportive, non anagrafiche in questo momento. Morato Milik. Non credo che ci sia tutta la differenza rispetto a Dybala, Di Maria. Secondo me Morata è un giocatore più forte di Milik, non di tanto, non stiamo parlando di chissà che cosa, però è un giocatore più forte, e quindi forse l'ago della bilancia pende leggermente più verso Alvaro Morata. Non di tanto, non c'è una roba immensa, ma qualcosina in più sì. E quindi spero di essere smentito da Milik sul campo, spero di ricredermi a fine annata con un Milik che mi insacca una decina di gol almeno, vediamo. E poi ci sono questi tre, o forse due se partirà Fagioli, io ancora non lo posso sapere, lo saprà Luca del futuro. Pogba e Miretti ci saranno sicuramente, poi Pogba bisognerà vedere quando tornerà. Sono praticamente tre giocatori in più, tre giocatori gratis che abbiamo, due giocatori in più se vogliamo, perché Pogba l'avremmo dovuto accoppiare con Pellegrini, ma non c'entrava niente. Quindi dai, un giocatore affermato, un top player a livello mondiale come Pogba, e due giovani di belle speranze con Miretti, che sembra aver già conquistato posizioni anche nelle gerarchie della Juventus, a differenza di Fagioli, che nonostante il precampionato non ha trovato spazio nelle prime giornate di Serie A. Vedremo quale sarà il suo futuro, anzi sapremo già quale sarà il suo futuro. Nel caso di permanenza alla Juve, mi auguro che possa avere un percorso di crescita. Vediamo un attimo cosa succede. Allora, differenza reparti. In porta non è cambiato niente, identico. In difesa, numericamente di meno, perché ne abbiamo uno in meno. Qualitativamente in meno, secondo me, in generale. Spero nelle esplosioni dei Gatti. O siamo messi maluccio dietro. Come dietro siamo messi maluccio. Centrocampo, numericamente siamo di più, e lo abbiamo visto, qualitativamente di più. Perché se prendo in considerazione l'intero reparto di centrocampo l'anno scorso e l'intero reparto di centrocampo di quest'anno, ragazzi, cioè, non c'è nemmeno da mettere sulla carta. Poi, spero nella valorizzazione di Miretti e nel breve ritorno di Pogba, perché ci serve. Cioè, Pogba ci serve, inutile girarci intorno. Attacco, probabilmente nel complesso qualcosina in più, ovviamente aspettando Chiesa, che sarà il vero e proprio ago della bilancia, perché senza Chiesa probabilmente si farà comunque un po' fatica nell'andare a creare la Juventus che abbiamo davvero in testa. Operazioni da fare. Con il senno di poi probabilmente avrei preso Nicolò Zaniolo. In più, in più, un'operazione in più. E vi spiego il perché. Appunto, fino al ritorno di Chiesa
livello numerico forse c'è un po' di carenza. Quadrado verrebbe poi utilizzato come terzino puro, no? Per equilibrare numericamente il reparto. In prospettiva Zaniolo potrebbe essere l'erede di Di Maria, che andrebbe a ricoprire la stessa posizione di Di Maria in campo. E l'idea della Juventus di inserire uno tra Zaccaria o McKennie era sensata, soprattutto a livello numerico, per dare equilibrio a tutti i reparti. E quindi un centrocampista in meno dove c'era abbondanza, un esterno in più dove magari c'è un po' di carenza. Ma dopo aver analizzato un po' tutte queste cose, qual è il voto che do alla Juventus? Ragazzi, ci sono due valutazioni probabilmente da dare. Perché il mio voto alla Juventus è 6,5. Non un mercato di chissà quale livello, nettamente migliore dell'estivo dell'anno scorso, il mio voto era stato 4,5, nettamente minore dell'invernale appena trascorso, avevamo preso Vlahovic, Zaccaria e Gatti, dove avevo dato 10, però siamo più squadra probabilmente, perché ricorderete l'anno scorso Ronaldo che va via, arriva Ken, abbiamo preso solo Locatelli e Caiorghe, chissà Dio, allora qualche ruolo scoperto, questo ad Allegri non piace, questo ad Allegri piace, questo piacerà ad Allegri, non lo so, non ho idea. Oggi abbiamo fatto invece un mercato per Allegri, è per quello che dico che per Allegri è un mercato da 8. Se queste sono state le richieste all'allenatore, e cioè il vice Vlahovic voglio Milik, perfetto, voglio Di Maria, voglio Pogba, voglio Paredes perché mi serve Paredes, non mi serve Rovella se mi arriva Paredes, perché io per dire avrei tenuto Rovella, è per quello che è, per me da 6,5 io avrei preso Depay non Milik, io avrei tenuto Rovella e forse nemmeno avrei preso Paredes, che poi magari sarà l'ago della bilancia e darà la svolta al nostro centrocampo. Quindi io avrei fatto delle scelte diverse, avessi avuto io la possibilità di scegliere il mercato di Juventus probabilmente avrei fatto delle scelte diverse. Per quello invece che è stato il mercato per Massimiliano Allegri, secondo me è da 8. Perché la squadra, non dico che sia immagine e somiglianza di Allegri, perché non è vero, perché lì manca decisamente una botta di qualità a livello difensivo. Però c'è quasi tutto quello che Allegri potrebbe utilizzare per fare veramente bene. Quindi, secondo me le valutazioni sono due. Per me è un mercato nella media. Mercato da 6,5, secondo me si poteva fare di più. Forse si doveva fare di più, perché nel momento in cui arrivi due volte quarto, allora significa che qualcosa in più lo devi fare. Io sono stato contentissimo per Pogba e Di Maria, per dire che secondo me erano due profili che alla Juventus mancavano terribilmente. E poi la cessione di De Ligt, per dire, secondo me abbiamo guadagnato troppo poco, abbiamo pagato un po' troppo Bremer, manca un terzino, non avrei tenuto Alessandro, ma forse avrei tenuto Pellegrini scegliendo, avrei tenuto Rovella, avrei preso Depay. Cioè, ce ne sono state tante di cose che abbiamo detto durante il corso dell'anno. Poi le guardi tutte insieme, non hai praticamente speso, forse c'hai addirittura guadagnato qualcosa, non hai invecchiato la rosa, anzi forse qualcosina l'hai ringiovanita, addirittura non hai aumentato il monte ingaggi, forse qualcosina l'hai tirato via. Stiamo parlando sempre di poca roba, però per la Juventus questa roba oggi è vitale. Cioè, questi sono ragionamenti che la Juventus a sedere su una scrivania deve fare, non è un discorso da tifosi, è un discorso dirigenziale, societario. Quindi per loro questi sono parametri importantissimi. La lista Champions è più lunga, c'è la possibilità di valorizzare un giovane come Miretti, e allora, dato che non so ancora se Fagioli rimarrà, e per me, come c'era da tenere Fagioli, c'è da tenere Rovella, appunto, io avrei dato fiducia a questi ragazzi, probabilmente, ecco, non abbiamo venduto Rabiot, un'altra delle cose che mi ha dato fastidio durante questo mercato. Però vi dico, allora, se devo ragionare come Allegri, a questo punto, e voi sapete già la risposta a questa cosa, avrei dato via pure Fagioli, perché abbiamo 8 centrocampisti e riusciremo a valorizzarlo. Parole musiche di Allegri, pre-Juventus Spezia, che dice: Rovella non aveva senso tenerlo qui e interrompere il suo percorso di crescita in cui deve giocare. Fagioli invece molto probabilmente rimarrà alla Juventus. E allora il senso di questa cosa non lo trovo, soprattutto perché Fagioli avrà tanta competizione, a meno che Pogba non sia talmente tanto indietro nel recupero da avere necessità di un giocatore in più che comunque non occupa spazio in lista UEFA e che qualche minuto ora lo potrà fare a mercato concluso. Poi magari Fagioli è partito, è andato alla Sampdoria, è andato alla Cremonese, è andato dove gli pare, e questo è un discorso che non ha senso. Però se ragiona nella mia testa, Fagioli da tenere. Se ragiona nella testa di Allegri, e vedendo l'abbondanza di centrocampisti di questo momento, a patto che Pogba non abbia delle complicazioni, allora forse Fagioli era da dar via. Non lo so, queste sono un po' i miei ragionamenti, le mie indicazioni. Credo che sia giusto
comunque dare due valutazioni, perché ovviamente il tifoso non può avere la stessa identica mentalità dell'allenatore o della dirigenza e sapere perché sono state fatte determinate operazioni. Se sono state fatte determinate operazioni, immagino che siano state richieste esplicite dell'allenatore per cercare di dare alla squadra l'impronta necessaria, perché nella sua testa serviva quella roba lì. E quindi, per allenatore, secondo me, mercato da 8. Per il mio umile parere, la mia umile opinione, è un mercato normale, normalissimo, in cui sono stati presi due giocatori molto forti come Pogba e Di Maria e in cui si è dovuto fare dei sacrifici, non cedere Rabiot, cedere De Ligt, salutare dei giocatori importanti come Dybala, come Chiellini, come Morata, che sono stati sostituiti alcuni degnamente, alcuni meno, alcuni ancora sono scoperte. Quindi dai, vediamo che cosa succede. Sono più positivo sul fine mercato rispetto all'anno scorso, dove in estate veramente ero molto arrabbiato, perché ho detto: cazzo, tu arrivi quarto, cambi allenatore, metti Allegri, gli dai uno stipendio molto alto, gli cedi Ronaldo, gli compri Ken e praticamente non gli fai mercato, ma di cosa stiamo parlando? E infatti poi sono dovuti intervenire a gennaio. Ora non credo che ci sarà un intervento a gennaio, proprio perché è quello che vi ho detto adesso. Secondo me per l'allenatore è un buon mercato, quindi credo che la Juventus abbia comunque una rosa con cui potersi giocare gli altissimi posti in Serie A. Palla al mister, vediamo che cosa sa fare e vediamo se le sue indicazioni lato mercato sono state efficaci oppure no. Speriamo di sì, ovviamente.